E per gli amanti del teatro in particolare, ma per tutti in generale, ecco un'occasione in più per godere del fascino della scena. Il prossimo 22 ottobre cadrà infatti la prima giornata nazionale del teatro, in virtù dell'accordo firmato nei giorni scorsi tra il Ministero dei Beni Culturali e l'AGIS. Una giornata che vedrà spettacoli gratuiti e eventi dal mattino alla sera in tutte le sale, perché l'accordo, ha dichiarato il ministro Franceschini, coinvolge l'insieme delle realtà nazionali, pubbliche e private, compresi i teatri stabili di tradizione e le fondazioni liriche. Dalla Fenice di Venezia allo Stabile di Torino, dall'Argentina di Roma al Biondo di Palermo, dal Mercadante di Napoli alla Scala di Milano, tutti i teatri saranno aperti gratuitamente al pubblico. Si inizierà dalla mattina con eventi riservati alle scuole, si proseguirà con visite guidate per far conoscere le meraviglie dei teatri italiani, fino agli spettacoli serali già previsti nella normale programmazione in cartellone, che saranno di tutti i generi, dalla prosa all'opera fino alla danza. Si tratterà di una vera e propria giornata di festa, conclude il ministro, e son certo che chi coglierà questa occasione sarà catturato dalla magia del teatro e deciderà di continuare a frequentarlo.